Reino Lupo, la gabbia, quando si vota? Che ne so. Se non lo sa lei, ditemelo voi. Quando ci sarà una legge elettorale. Ah, e dico. No, se lei può votare senza legge elettorale. No, per carità. La legge elettorale in realtà ci sarebbe anche grazie alla pronuncia della Corte Costituzionale che ha bocciato una parte dell'Italicum. Il risultato finale però sono due sistemi diversi, uno alla Camera e uno al Senato. E le leggi elettorali, come dice Mattarella, dovrebbero essere omogenee e oggi non mi pare che lo possano essere. Così com'è, ovviamente non è sostanzialmente impraticabile una consultazione elettorale, il Parlamento deve lavorarci sopra e poi si andrà a votare. Onorevole, ti scusi, una domanda, quando si vota? Presto. Presto, sicuro? Raro avviene. Traduzione, mentre il Parlamento rende omogenee le due leggi elettorali, di elezioni anticipate non se ne parla. Beh, l'ultima settimana di febbraio o prima settimana di marzo del 2018, a scadenza naturale. A scadenza naturale? Certo. Talmente inchiodato al suo posto questo Parlamento da inchiodare anche lui, Giuseppe Vacciano. L'unico senatore che vuole dimettersi e non ci riesce. Questa è stata la seconda richiesta. Cioè, ma lei quante volte si è dimesso? Cioè, formalmente? Allora, formalmente sono 4 richieste di dimissioni. Entrato in dissenso con i 5 Stelle con cui è stato eletto, Vacciano vorrebbe liberare il posto. E lei si dimette in che, se la ricorda la data? Il 22 dicembre 2014. Oggi è? Oggi è il 23 gennaio del 2017. Ci sono 2 anni abbondanti. Ma il Senato ha già respinto per 3 volte le sue dimissioni e così, nonostante i solleciti e le lettere, lui rischia di maturare anche il vitalizio. Sarebbe davvero ridicolo. Cioè, io mi dovrò preoccupare tra 20 anni di restituire una cosa che non voglio. La data fatidica è il 15 settembre 2017. La legislatura supera i 4 anni e mezzo e 608 parlamentari maturano la pensione, il cosiddetto vitalizio. Che è un po' il motivo, dicono, per cui il Parlamento sta andando avanti per forza d'inerzia. Sì, come diceva qualcuno, pensare male si fa peccato ma ci si indovina. O passato c'è stato che in televisione ha detto fatti i fatti tuoi. Quindi amico non è caro. Che... Io penso che prima dell'autunno... Non si vota. Perché proprio l'autunno? Perché? Perché lo sai. Forse perché se la legislatura supera il 15 settembre, i parlamentari ci guadagnano il vitalizio. Che se ne dica, tutti aspettano quella data, anche il Movimento 5 Stelle. Anche quelli? Fanno finta di far la guerra, però facciamo tutta la pace. Quanto contano i vitalizi? Per me non contano niente, io ho restituito 135.000 euro, non mi interessa. Per gli altri? Conticchiano. Questo Parlamento dicono tutti che sono cristocentrici, perciò il nostro maestro ci insegna prima il bene della collettività e poi il bene nostro. E quanti cristocentrici veri ha visto lei? A parole tantissime, nei fatti non lo so. A parole tutti, o quasi, negano che la pensione pesi qualcosa nella durata della legislatura. Eppure, ascoltate cosa dice a telecamera nascosta questo parlamentare mentre non sa di essere ripreso. Con la nuova riforma, per chi è alla prima legislatura, come me, scatta a 65 anni. 65, dopo 4 anni e mezzo, un giorno, no? Di... A 65 anni. Ma io che sono un poveraccio e che la mia prospettiva professionale è quella di tornare in ufficio a 1.500 euro al mese, fratello mio, uno può pure pensare, a 65 anni sarò vecchietto, forse mi faranno comodo quelle 800 euro in più, uno ci paga l'affitto, un altro ci paga le medicine, un altro pagherà il mantenimento se è satelato, voglio dire... A qualcosa possono servire. Cioè uno gli chiede, a settembre la vuoi far finire la legislatura. È quello che ti potrebbe essere portato a dirti a settembre.